Ciao Marta. Ciao. Make. Mache. Mache. Diciamo che anche qua c'è un dubbio, ognuno, anche Masco lo chiama in modi diversi. È una guerra ogni volta, okay. Perché Mache, di quando facevo i graffiti, tutti mi chiamano Mache. Okay. Poi siccome ha un significato che in inglese significa fare, to make, make, allora tutti in automatico vanno su make, sì, infatti, ma logicamente. Sembrava un nome... Però quando posso correggere, correggo. Giusto, così adesso lo sanno. Così adesso lo sanno. Come mai questo nome, quindi, dalle tag? Dalle tag dei graffiti, come tantissimi tatuatori, anch'io ero graffitara all'epoca. All'epoca parlo di... ho smesso 6-7 anni fa di fare i graffiti, li ho fatti per tantissimo tempo e, diciamo, è stata anche un po' la street art, i graffiti, a portarmi in questo mondo dei tatuaggi. Raccontaci un po' come è nata la passione in questo mondo, il primo approccio con wow, il tattoo. Com'è che sei entrato in questo mondo qua? Allora, è stato molto particolare, sembra okay. Una cosa scema, però a 17 anni con una mia amichetta stavamo lì con l'ago, quello normale da cucito, sì. E l'inchiostro di china a provarsi sulla pelle, no? A farci disegnini, mi feci uno smile sul ginocchio, ma piccolino, puntino per puntino, okay. Così. E poi dopo un hand poke in casa, ancora le prime fasi primordiali. Sì, ma da completo ignorante, non c'era Facebook, non c'era, c'era poco YouTube, non c'erano i social network, quindi neanche potevi vedere, no, esatto. L'esistenza del tatuaggio in sé per sé, no? Nel farlo, nel making. Ho detto ago inchiostro, in teoria il tatuaggio si fa con l'ago inchiostro. Facciamo, era un gioco, no? E poi dopo qualche giorno, cavolo, stavo ancora lì quel disegnino, faccio, madonna, rimane, ma allora è un tatuaggio proprio, e là allora tutti gli amichetti. Quindi non eri un'appassionata e hai detto proviamo a fare un tatuaggio, cioè è nato così come gioco, hai preso un ago, fatto. Sì, perché io disegnavo ovunque, ma sempre okay. Disegnato ovunque, sin da quando sono piccola, quindi cominciavo a disegnare su pelle pure, per cambiare supporto, così. E là mi hanno cominciato a chiedere tutti i miei amichetti i tatuaggi. Ma avanti con l'ago così, quindi. Sono avanti con l'empoca per qualche mese. Okay. E poi a 18 anni sono andata dal tatuatore, vero, ho detto beh dai, mi faccio tatuare. Ok, vediamo un po' come con funziona. Una macchinetta da tatuaggio, insomma, in uno studio, qualcosa di un po' più autentico, un diciamo. Upgrade. Esatto. Facciamo un salto. Questo salto enorme, insomma. Facciamo. E andai al tatuatore, mi ci fare sto tribale sul fianco, un dolore pazzesco, però da lì non so, mi è scattata quella molla che sono diventata super appassionata ai tatuaggi, lotte con i genitori, poi a quell'età, figuriamoci. Trovati un lavoro vero! E, no, solo mi volevo solo fare tatuaggi, volevo solo fare i miei disegni, okay. Quello che facevo io su carta, sulla mia ma comunque pelle. Ma non volevano, ok. E vabbè, me ne sono logicamente fregata. Come tutti i giovani che stiamo a ascoltare i genitori, da a quando? A 20 anni, insomma, uscendo in comitiva c'era un ragazzo, un tatuatore, che è ancora uno dei miei migliori amici, Roberto Dolci, okay. Che lui è cresciuto in uno studio con il papà e la mamma, papà tatuatore, mamma piercer, e quindi mi sono ritrovata di nuovo in un mondo fatto di disegni su pelle. E lui mi accompagnò a comprare la mia prima macchinetta, feci il corso e cominciai a tatuare. Quindi è stato un mentore, un semi-mentore, sì. Un tatuatore che ti ha incanalato in sì, questo mondo. Sì, ok. Sì. Tu fai real, è real il tuo stile? Possiamo inserirlo lì, in quella branchia lì? Realistico. Realistico. Sì, diciamo che è realistico, interpretato, non fotografico. Diciamo, non è fotorealismo, non è iperrealismo, perché... sì, prendo come spunti le fotografie, però la maggior parte del mio lavoro lo faccio totalmente a mano. Ok. Non ho mai smesso di disegnare. Sei da stata quando influenzata sono da nata. Qualcuno? È stata influenzata da. Perché anche Masco fa un chicano che dà più sul real. Disegni. Esatto, faccio essenzialmente il mio, diciamo che ho avuto un percorso artistico nella vita molto okay. Molto intenso, che poi mi ha portato a fare a disegnare. Su qualsiasi supporto e quindi anche su pelle, quindi non ho minimamente quel cambiato quel brutto supporto della pelle che esatto. Ami e odi tutti i giorni. Sì, amore e odio totale. Amore e odio tutti i giorni. E quindi è solamente istintiva come cosa, puramente istinto.
Ok, prima tu sui muri eri una da scritte o eri da anche lì a real? Perché adesso anche sui muri fanno pezzoni super artistici, prima era molto più blando, no? L'arte dello street. Facevo lettering, ma soprattutto puppet si chiamano così nei graffiti, quindi disegni però molto stilizzati, comunque con una bella linea bold. E che Tutto quello che non fai oggi? Tutto quello che non faccio oggi. Potrei farlo, però in quel momento mi piaceva quello, era molto, molto hip hop come stile, facevo quello. E diciamo il realistico non è stata una mia scelta personale, voglio fare il realistico, mi metto a fare solo il realistico, no, diciamo è stato molto graduale, le persone hanno pian piano cominciato a chiedermi tatuaggi realistici e solamente in bianco e nero, nonostante io facessi anche colorato, diciamo so fare un po' di tutto. Ok. Ne usi poco però oggi di colore? Sì. Non ti dà quello sprint che riesce a darti il bianco e nero? Mi chiedono essenzialmente bianco e nero. Ti chiedono essenzialmente quello lì, che non è una scelta tua, quindi fondamentalmente. Però ti trovi anche nella zona comfort lì, dici, ma sai che bianco e nero mi piace? Sì, sì, anche prima sparavo di bombolette a manetta, adesso però... Sì, sì. Però c'è il, diciamo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che, ok, nel tatuaggio faccio bianco e nero e tendo a fare composizioni molto fantasiose, invece... Il mio secondo lavoro, Mr. Hyde, è la pittrice. Faccio dipinti ad olio molto realistici, molto fedeli alla realtà e logicamente totalmente a colori, essendo una pittura a olio. Ok, e la domanda sorge, perché? Perché la tela hai più tempo, puoi dedicarci tutto quello che vuoi? Allora, perché nella tela a olio posso trovare quella... come posso dire, quella... quel virtuosismo che nel colore, nel tatuaggio non puoi sempre avere. Diciamo, sulla tela olio puoi giocare con tantissimi toni diversi che la pelle, purtroppo, essendo un supporto organico, non ti consente di mettere perché invecchiamo, perché il colore, il pigmento tende a opacizzare, nel tempo leggermente muta. E invece sulla tela olio mi sento molto più sicura di me a fare tutto quello che faccio, che vorrei fare con il colore. Ha tutto un senso. Il tuo ago, qual è quello che dici? Oggi devo montare per forza questo, cioè la tua zona comfort. Cioè sul mio banco non manca mai. Sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. Sì. Allora, o il 3 liner o il 5 liner, dipende da quello che ho, non mi faccio troppi problemi. 17 o 15 Magnum Soft Edge 0.35. E shader o un 7, un 9, un 5, dipende da quello... Da quello che il tatuaggio mi chiede. Una metodica, dai, il tuo è, ok. Sì. Ma non ti fa mancare niente. Magnum, shader e linea. Sì. Ok, ok. Ci sta. Macchine invece cosa usi? Tu mi direi Bishop, magari no. Macchine cosa usi? No. No, rotativo bobine mi interessa, se non vuoi spingerti oltre. Assolutamente no, uso Cheyenne e sono sponsorizzata dalla Cheyenne. Okay. Attualmente ho l'ultima, la Sol Nova Limited. Com'è, come ti trovi? Da Dio. Cioè, non avere più amanti cavi, del senza... non avere più cavi, cose attaccate o roba in più sul banchetto mi dà un senso di libertà che prima non avevo. E con la Cheyenne che avevo prima, che era la Solterra, che essenzialmente è una macchinetta da colore, però io ci facevo il bianco e nero. Okay. Mi chiedere perché, ma mi piaceva proprio la potenza che aveva quella. E niente, la wireless è proprio... È un altro mondo. Abbiamo vinto. Io feci un video di protesta tipo un anno e mezzo fa, forse, dove chiedevo per favore a un cinesino di costruirmi una macchina con la batteria. Dicevo, ma perché? Hanno fatto i spazzoni da denti 20 anni fa. E fammi una macchinetta, no? È vero. Non gira così, gira così. E dopo un anno e mezzo vedi che adesso stanno spingendo invece in un modo... Mm-hmm. Però lì avevo sentito il video e dicevo, dai, fatelo per favore, ho fatto tutto ormai, a batteria. No, e... essenzialmente è comodità. Cioè c'erano state prove già, la Swiss aveva fatto 5-6 mm-hmm. anni fa, però erano dei tentativi che o la pila pesava tantissimo o la macchina mm-hmm. non durava un cazzo. Esatto. Poi hanno investito sulle batterie e adesso sono arrivati ad avere... Io sto provando adesso una macchina che mi ha fatto 22 ore di fila. Con la batteria. La voglio. E sopra scrivono 8. Dico alla Cheyenne di farla. Ti ho scritto 8 e io ero tipo al 70% dopo 8 ore. Dice, ma quanto cazzo dura? Se adesso la provo fino che non si spegne. 22, ho detto. Ciao ragazzi. 22 ciao Fili. Ciao Fili.
povero cliente. Insomma. No, erano tre sessioni, tipo, però non ho mai cambiato la batteria, ho detto, devo andare avanti con questo, devo vedere quanto dura. E è un altro modo di vivere. Mm-hmm. Anche solo per viaggiare a convention, pen, cartucce soprattutto, anche di comodità. È finito, prima davvero ne parlavo con Masco, doveva portarsi una borsa solo per i grip, perché era un incubo. Però quanto mi manca la bobina. Io una volta la monto, anche le ibride, io a volte quando so che devo fare solo linee, quel giorno lì io le monto. Perché boh, mi trovo ancora a casa a volte, con l'ago standard anche, cioè mi piace l'ago. Bellissimo. Bella cartuccia a volte. Poesia. A volte è che siamo pigri, vogliamo il banco pulito con tanti aghi e non ci abbiamo voglia di montare 7 macchine per fare quello che facciamo, forse. Sai che c'è, più che altro per fare lavori molto grandi, molto impegnativi, avere un ulteriore impiccio, chiamiamola così, che poi non è un impiccio, è energia in più che tu metti su montare tantissime macchinette, cambiare tanti aghi, ogni macchinetta ha il suo settaggio che devi provare prima del tatuaggio. E se hai una gamba intera da fare, una schiena che già devi stare 8 ore su un pezzo, è una cosa in più. Quindi preferisco proprio di gran lunga avere una macchinetta sicuramente. Pronta, già settata, comoda e tutto. Sì, è vero. Poi questo è super high tech, cambia il voltaggio con un sensore di movimento dentro. In base all'inclinazione della macchinetta ti cambia il voltaggio e così. Quando l'ho scoperto ho detto, ma che davvero? Davvero avete fatto sta cosa? Sì, è vero. Sì, però io a volte il feeling che trovi in una macchina nata per linee piccole, cioè nata per quella roba lì, è ovvio, di là ti devi fare linee, fa quello, però sono anch'io che gli vado dietro, no? A volte sì, assolutamente sì, non farei mai una bella linea col 9, sai, quelle pulite con una rotativa, è impossibile. Non te lo consente proprio, la bobina supera di gran lunga su tante cose. Qual è una cosa che ti piace di questo mondo e una che non sopporti? In generale? Sì, di questo mondo qua. Il tatuo mi piace perché conosco tanta gente. Questo al primo posto proprio, la gente. Però, allora, è un mondo che amo perché mi permette di, diciamo, esprimere la mia arte, quello che provo, le mie emozioni con le persone, quindi creare un rapporto con le persone. A me piace tantissimo lavorare con le persone e poi chi mi cerca perché vuole quella cosa specifica, quindi c'è una sorta di unione comune. L'altra cosa è che a volte quando sono in connessione con un'opera che sto facendo, che sia una qualsiasi opera, a volte mi disturba essere in presenza di qualcun altro. Okay. C'è proprio un lato profondo artistico dietro questo, dietro la gente, insomma, che non è solo il rapporto con le persone, è proprio il mio modo, le mie emozioni che sto esprimendo in quel momento, che possono essere turbate o meno. Che odi? Stai facendo finta di non dire che odi. Che odi? Una cosa che odi di questo mondo? Quando non mi piace, quando non c'è quella connessione giusta che non mi permette poi di esprimermi oppure di essere me stessa sulla tela vivente che ho davanti, che è il cliente. Questo non sopporto. Un'altra cosa che non sopporto tanto, uscendo dalla cabina, quindi dal mio mondo con il cliente, sono, come tutte le cose, è un mondo fatto di chiacchiere, di pregiudizi, di giudicare le persone da un profilo Instagram piuttosto che dalla persona in generale. E non parlo soltanto nei miei confronti, ma anche nei confronti di tante persone. Sento tante persone parlare male di persone che non conoscono. È una cosa orribile. Nel mondo artistico l'invidia è all'ordine del giorno. Invidia non, nel senso. Sì, o cattiveria gratuita. Esatto, non si dovrebbe proprio giudicare. Prima ti ho un pregiudizio tramite anche un Instagram. E dico, quello lì, come, qua di là. Poi invece è una persona totalmente diversa. Ma perché lui si pone così sui social, però? Non è un problema mio. Esatto. È anche mio, perché dovrei essere un po' più... Mm-hmm. Però è capitato spesso che vedevo magari uno che gli piace fare le foto sempre pettinato, dicevo, vabbè, ma quello è sempre perfettino, che tirello, no? Poi invece è il più buono del mondo, ma perché lui piace apparire sempre perfetto, no? E tu ti fai un'ottica in base a quello che vedi, non è... Dobbiamo vendere in qualche modo il nostro prodotto, giusto? Sicuramente. Hobby quando non è mondo arte? Troppi, aiuto. Allora, cominciamo. Allora, una vita un po' impegnativa. Il motociclismo. Sono un'appassionata di moto,
guido di tutto. Ma moto vere o moto, cioè moto? Moto. Allora, la mia moto è MT-09 del 2018, tutta modificata, pezzo di originale, avrò solo la sella. Ok, e vigili, mi raccomando, siamo in via. Adorano le donne in moto, quindi fortunatamente. E una pit bike 160, solo esclusivamente uso pista. Vado okay. tutte le domeniche in pista, tra piste piccole e quelle grandi. Oh. E mi diverto così, insomma, mi sfogo. Ma su Instagram questa cosa non c'è? O c'è, non, no. non ci ho fatto caso, strano che è un motociclista. C'è pochissimo, non okay. amo, cioè è una cosa molto intima. È un, il mio mondo e diciamo non voglio metterlo sui social perché sono molto molto gelosa okay, di tutto non diciamo questo. Niente allora che resta una cosa tra no, me figurati. Tanto non ci sta ascoltando ma nessuno ma non c'è neanche lo spazio cioè se io voglio vendere tatuaggi su un social se metto ogni settimana foto della moto foto di me diventerebbe caotico non... di tutte le mie altre hobby e passioni e, insomma risulta un po' difficile mm-hmm. mantenere la linea del far vedere che faccio esclusivamente tatuaggi. Che sono quello praticamente. Esatto. Quindi la moto essenzialmente è il mio hobby numero uno. Abbiamo un secondo e un terzo, visto che sei impegnatissima, adesso siamo allora, curiosi. Il fitness, vado okay. in palestra, mi alleno tutti i giorni e anche vado a correre tutti i giorni. È un qualcosa della quale non mi posso assolutamente privare. Ok. E andare il tuo a correre sfogo. Col mio cane, soprattutto. Il mio micro cane fa 2 kg, corre più di me. Ho detto vado a correre con il cane, pensavo un labrador, vado a correre col cane. No. Un chihuahua è dolcissimo. E viene a correre con te? Sì, sì. Cioè, okay. sono io che corro presso lui praticamente okay. tutte le mattine. Oh, Lizzy, vieni qua! Okay. E lo rincorro perché okay. lui mi prende e va via. E poi un altro hobby, la cucina, mi piace tantissimo cucinare la cucina. Okay. E anche se sono, diciamo, seguo un'alimentazione apposita per il fitness, diciamo, nulla toglie che qualche volta mi metto a cucinare, sfornare okay. pizza, gnocchi, pasta fatta in casa, sughi, torte, cose varie. Ma sei una di quelle precise con il fitness, tipo pollo alle 10, pollo a mezzogiorno, pollo e riso alle 4, pollo e riso alla sera? No, assolutamente okay. no, no. Ma mangi che riesci a mangiare? Mangio tutto, perfetto. Mangio qualsiasi cosa. No, mangio quando ho fame, tutti alimenti molto sani, molto e sta, puliti. Sta, però se ho voglia di una pizza me la mangio, un gelato me lo mangio. Ok, dai un consiglio a un giovane che vuole entrare in questo mondo? Allora me ne chiedono tantissimi. Allora non siate prepotenti, non siate frettolosi e siate molto pazienti soprattutto con voi stessi e con il mondo che vi circonda che pensate sia ostile, sono tutti brutti, sono tutti cattivi, nessuno mi vuole. E faccio tatuaggi ma non riesco a lavorare. Dei brutti è vero, i tatuatori non sono bellissimi, non c'è. Eh? Brutti è vero, non siamo delle belle persone. Sì, brutti assolutamente sì. Però nel senso c'è molta ostilità per chi entra in questo mondo, nel senso non sono tutti nemici come pensate. Si lamentano del contrario, infatti. Ma noi accogliamo tanto, noi intendo io e quelli più vecchi, mm-hmm. però tu ti devi porre in un modo. Per far sì che io ti accetti, non puoi arrivare supponente e sperare di trovare le porte aperte. Forse il è quello. Il problema di tutto questo sono i social network. Io che comincio a tatuare oggi, apro Instagram, quando abbiamo iniziato noi non c'era, e vedo tutti questi super tatuatori già arrivati, convention, premi, body suite, braccia intere, e quindi chi comincia a tatuare spera di entrare in questo mondo. Perché noi su Instagram o i super tatuatori, diciamo che considerano gli apprendisti di oggi, che vedono, non li mettono su Instagram i tribali che abbiamo fatto noi quando abbiamo iniziato, esatto. Le prime macchinette, lavoravamo con solo una macchinetta, abbiamo fatto anni di scrittine, di mandala, di qualsiasi stile, ore spese la notte a disegnare per anni. Anni, poi non una mesi. Una sola macchina, adesso dice vabbè anch'io ho una sola macchina, no però prima ogni volta cambiavi lago, dovevi fare una sfumatura dentro lo shader. Sì, 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 non c'era la stencil machine, facevi il disegno a mano. Non c'era la stencil machine, un'altra roba che ha rivoluzionato il mondo. Vabbè e tante altre cose e quindi loro guardano, cioè loro non possono vederlo questo, lo devono sperimentare sulla propria pelle. Mi fai una scritta? Ok, ti mettevi lì a facevi a mano. Un sì. po' più grande. Porca troia. Sì, ma tutto rifai ciò. Rifai tutto da tutto capo. Tutto ciò per anni. Io faccio tatuaggi realistici, chiamiamoli così, da 5 anni.
e tatu da 10. I primi 5 io ho fatto tutto tranne che in quello. Cioè, un'altra cosa che non tollero di questo mondo, che succede tanto a persone che non hanno una lunghissima esperienza, parlo, che ne so, persone che tatuano da meno di 3-4 anni, quindi non vedono i loro tatuaggi nel tempo, è che fanno il tatuaggio solo per fare una foto. Non si rendono conto che l'invecchiamento della pelle, l'aging, è diciamo da considerare quando si fa un tatuaggio. Sì. Che questa è una delle cose più importanti del nostro mestiere. E soprattutto se fai la foto, cioè se fai il pezzo per fare la foto, a volte dai un wash così chiaro, questi grigini che adesso vedi appena fatti, non dico tatuaggi dopo. Piccoli così. Tutti i grigini che probabilmente in guarigione andranno via. A meno che non saturi bene un grigio chiaro, ma se dai il grigio chiaro così, per far sì che non ci sia il rossore, per fare la foto, tendenzialmente è bello su Instagram, ma tendenzialmente il cliente non sarà contento di quella roba lì. Quasi mai. Di solito funziona così, perché se dai il grigino giusto per fare la fotina, lì bisogna che ci stai sopra, che la passi, lavori. Invece vedo molto che lavorano in previsione di fare lo scatto figo, di fare il figo con l'amico. E questa è una di quelle strade facili che tu dici, sì, che hanno i suoi pro e i suoi contro, perché oggi i ragazzi che iniziano sono fortunatissimi ad avere tutta l'attrezzatura comoda di cui hanno bisogno, gli strumenti per apprendere nel minor tempo possibile. Conosco persone che tatuano 3-4 anni, sono fantastici, tatuatori fantastici, però si vede perché mancano di alcune accortezze che solo avendo tanta esperienza puoi avere. È vero, anche questa cosa è vero. Volevo dire un'altra cosa. A volte mi capita che non l'ho mai detto, ma io penso che quando una roba è inarrivabile la cerchi tantissimo. Quando è alla portata che puoi farlo, perché ci sono i corsi di qua di là, perde anche il senso. Tipo, se io posso comprare ogni giorno un Ferrari, per me Ferrari non vale niente. Esatto. Se invece devi lavorare una vita per raggiungere un giorno vorrò, hai più gusto. Nel senso, sì, faccio il corso, tra un mese tatuo. C'è una roba normale. Prima era cazzo, chissà che bello che sarebbe se io potessi. Ce la vivevi meglio questa cosa qua. Perché sì, era un sogno. Sì. Adesso è troppo la portata forse di. Dice, ok, sì, ma tato anche Gino. Tato. Cioè adesso quando dice io tato, ah, ma anche mia cugina tato. Prima eri, cavolo, davvero? Cioè, fai questa cosa più figa. Era più difficile, era più raro, diciamo, potersi mettere in questo mondo. Te la guadagnavi cambiando, anche facendo, disfando. Però il lato della medaglia opposto è che sì, è alla portata di tutti, però chi è che rimane? Sono pochi. Tocca citarmi dei colleghi anche te. Arriva un momento nella vita, tre colleghi che stimi in zona italiana, in zona Italia. Allora, tutti i miei colleghi, che siamo un team fantastico, adoro tutti dal primo all'ultimo. Ok. Soprattutto Antonio, il boss supremo. Okay. Okay. Che diciamo è uno dei tatuatori che stimo di più in assoluto in questo mondo, sia per la sua capacità artistica, sia per la sua persona, quello che è riuscito a fare nella sua vita. Io il suo book lo guardavo dopo, appena ho cominciato a tatuare, no? Cioè c'era il suo book, avevo quello in studio e copiavo i suoi disegni, insomma, quindi okay. Adesso tatuare nel suo studio per me è un grandissimo onore che porterò avanti per tutta la vita, penso. Un'opportunità così non è per tutti. No, non è per tutti. Ma dopo la paraculata, quali sono i tre artisti che stimi in Italia? Ok, dopo la paraculata... Mi poteva sembrare, no, scherzo, ovviamente. Vabbè, sicuramente Antonio e Riccardo Cassese, okay, che mi ha tatuato, penso è il tatuaggio più bello che ha fatto, ce l'ho io. Ok. Vabbè, i miei colleghi, posso citarne, ecco, il mio preferito? Sì? Simone Kindamo. Ok. Che ho fatto una collaborazione con lui, ecco, un paio di settimane fa in Svizzera. E ci siamo divertiti da matti. E oltre che essere un grandissimo artista, è una grandissima persona, un grandissimo amico. E bravissimo, troppo. Va bene, ti ringraziamo, è stato un piacere. Grazie a te. E alla prossima.